bianco e nero. Le 18:35 minuti, bentornati a Bianco e Nero, ancora qui da Expo Milano 2015, ospiti del Padiglione Italia, ancora una puntata dedicata al mondo dell'alimentazione, del cibo, della ristorazione, di tutto quello che ruota attorno a questa grandissima iniziativa dell'Expo, che qualcuno ha chiamato anche un po' un Luna Park del cibo. Vedremo se si tratta di questo. Abbiamo appena finito di parlare di formaggi con latte crudo o con latte in polvere, adesso parliamo un po' in generale di come si mangia all'Expo, di cosa si mangia all'Expo e di come questo ha avuto un impatto forse inatteso anche sulla ristorazione della città di Milano e dei dintorni. Ne parliamo con Valerio Visintin, anche noto, buonasera, benvenuto. Buonasera. Anche voi non potete vedermi perché siamo in radio e non in televisione, ma se poteste farlo vedreste seduto accanto a me un signore vestito di nero con un cappello, una specie di passamontagna nero e un paio di occhiali. Lui fa così perché quando va a mangiare e poi a recensire i ristoranti per la sua rubrica Mangiare a Milano sul Corriere della Sera, non vuole farsi riconoscere perché insomma non vuole farsi corrompere, questo è un po' il motivo, no? Ma sì, se andassi con la bandiera del Corriere della Sera probabilmente avrei un trattamento di favore, e comunque non c'è la controprova, quindi è meglio non rischiare. Meglio non rischiare. Siamo anche con Arcangelo Dandini, che è lo chef del ristorante Arcangelo di Roma, oltre che della friggitoria gourmet che si chiama Supplizio, sempre a Roma. E poi è con noi anche Lino Stoppani, scusatemi, presidente di EIPAM, l'associazione provinciale dei pubblici esercizi. Benvenuto, buonasera. Grazie. Allora, io vorrei cominciare con Valerio Visintin e chiedergli innanzitutto se si è fatto un'idea di come si mangia a Expo. Me la sono fatta, sì, io sono qua quasi tutti i giorni, ho provato tutto. Tutto? Quasi tutto. C'è forse qualcosa che mi sfugge tra le reti dei cluster, però insomma quasi tutto. Si può mangiare bene, benino, e anche così così, insomma, per non essere cattivo. E anche benissimo? Forse benissimo non mi è ancora capitato, però insomma la qualità media è accettabile, secondo me, per una situazione come questa. Dove magari le cucine non sono quelle in cui gli chef tradizionalmente... Sì, anzi, molte cucine sono in difficoltà, proprio quelle nei cluster, per esempio, sono delle piccole stanze dove è difficile ovviamente riprodurre quello che si fabbrica, diciamo, in un ristorante. Chiediamoglielo a Arcangelo Dandini, come vi trovate, diciamo, dal punto di vista logistico, della comodità cucinare qui all'Expo? Ci troviamo non in difficoltà, perché insomma dire, però abbiamo comunque delle situazioni dove ci muoviamo anche dal punto di vista numerico, cioè io che devo dirvi, in un'ora, io sono abituato a fare il mio ristorante romano, faccio, non so, 50 persone tra pranzo e cena, qui ne faccio in un'ora 300, cioè voi capite che dare un, come dire, ma non la qualità intesa come, perché io quello che compro me lo dai. Le materie prime sono sempre le stesse. Sono straordinario, io riesco ad avere il mio guanciale, il mio pecorino, la mia pasta, eccetera. Però è ovvio che le condizioni proprio tecniche, fisiche, dove si sviluppa il nostro servizio non può essere quello. Io ci ho messo, io sono dal 28 di giugno che sono qui, ci ho messo, l'altro ieri mi sono reso conto dove stavo. Perché non hai un servizio continuo dalle 11. Ovviamente, perché si mangia a qualsiasi ora. Sì. Abbiamo concordato di fare massimo 4 o 5 piatti, però è logico che ti devi portare ecco, adesso sto facendo i supplì, li sto facendo anche con un riso mio che riesco a prendere, però quelli so, la friggitrice è quella. Qualcosa. Quindi, quanti pasti cucina lei qui a Expo ogni giorno? Io sto facendo una media di 200-250 con punte di 500 al sabato. Adesso 500. A luglio un po' meno, mi diceva, no? Sì, ma infatti a maggio ce ne ho fatto di più, però comunque insomma è l'andazzo, diciamo l'andamento è questo qua, i numeri sono importanti, soprattutto per chi fa, noi consideri a Italy siamo tutte trattorie di territorio regionali, non siamo abituati a questi numeri, ci siamo appunto, come dire, abbiamo programmato un tipo di servizio che stiamo supportando alla grande, però ovviamente non si può... Visintin, intorno da te, allora però dici dacci qualche consiglio, tra i padiglioni nazionali dove hai trovato che si può mangiare bene. Ma allora io ho trovato, perché poi conta anche l'ambiente, insomma qua non è che uno si ferma e fa un pasto completo come fosse un ristorante normale, prende un piatto, anzi io sconsiglio di sedersi e non muoversi più perché non avrebbe senso. Perciò mi sono trovato bene per esempio in Francia, in quel ristorante che sta all'ultimo piano del padiglione, dove ho mangiato delle cose buonine e anche a prezzi... Buonine, sei sempre un po' avaro, eh? Sì, buonissima, no, però ho mangiato una parmentier de canard, beh, diciamo anche buona,
E in una terrazza molto bella, con tra l'altro una barriera acustica. Costoso? Ma no, alla fine se prendi un piatto solo, quello per esempio che ho citato, mi pare costasse 16 euro, in fondo non dico che è un pasto completo, poi esci da lì e prendi magari una cosa da street food, insomma. Secondo me la fruizione deve essere così, deve essere un po' itinerante. E lo street food che c'è in giro l'hai provato anche o sei limitato ai ristoranti? L'ho provato tutto, come si vede dalla stazza che ormai... no, anche lo street food, ci sono cose buone, altre meno buone, ovviamente anche lì c'è un po' un misto. È molto divertente lo street food dell'Olanda, ma per il contesto, perché ci sono questi perché c'hanno un padiglione fatto un po' sì, come una giostra. È un non padiglione sì, con questi furgoncini. Però ecco, dicendo che si mangia bene al padiglione francese... Non voglio dire che hai detto un'ovvietà, perché si poteva mangiare anche... Però non ci hai sorpreso. Nelle cose un po' più curiose, nelle cucine che uno non mangerebbe mai in città, a Roma, a Milano, in Italia, qual è un posto dove va etnico, adesso questa parola è un po' anche abusata, ma insomma di un paese di cui non conosciamo la cucina che vale la pena provare? Beh, per esempio in Algeria, che è dentro un cluster, adesso non mi ricordo quale, non vorrei fare una gaffa, comunque l'Algeria ha una bella sala, allestita anche in maniera molto... calda, e ha un buon buffet di cose quasi tutte vegetariane, alle quali ci si può servire senza limite, 10 euro, e quello per esempio è una buona soluzione. Poi, che ne so, c'è in Etiopia lo zighini, che è questo piatto tipico del Corno d'Africa, che immagino conosciate, c'è questo pane che si chiama injera, che si mangia con le mani, funge anche la posata, diciamo. E anche quello ha un prezzo accettabile che mi sembra 14 euro. Quindi si trova soprattutto nei cluster le sorprese, perché sono appunto cucine che noi conosciamo di meno. Perché dovete sapere che il fenomeno qui a Expo è questo, che diciamo durante la giornata il biglietto ha un prezzo anche abbastanza considerevole, alle 19 in punto il prezzo scende a 5 euro e masse di giovani soprattutto, ma insomma di ogni tipo di persone, si affollano ai cancelli e ai tornelli per venire qui a fare un po' di movida da Expo. E un po' disertando anche la città di Milano. Ed io ho un po' di questo che volevo parlare pure con Nino Stoppani, perché mi sembra di capire che i ristoratori milanesi di questa cosa un po' se ne lamentino, o no? Certamente sì, mi dispiace avere una posizione critica nei confronti di una manifestazione. No, ma qui ci chiamiamo bianco e nero perché dobbiamo vedere sempre le due facce della medaglia. Al di là poi del titolo della trasmissione, è evidentemente una posizione critica che dispiace avere essenzialmente per tre motivi. Il primo è perché potrebbe mai essere mal interpretato, insomma, l'atteggiamento fastidioso, vittimismo dell'esercente o del commerciante che si lamenta per una situazione negativa. Però è anche vero che voi vi aspettavate, cioè Expo era pieno di promesse anche per, come dire, per il territorio, si diceva, no? Certo, e quelli che sono gli effetti negativi sulla città, a mio avviso, sono causati da due problemi. Il primo è una eccessiva commercializzazione di Expo. Dove sono finiti quelli che erano gli obiettivi di approfondimenti sui temi del cibo, i valori morali, scientifici, nutrire il pianeta, energie per la vita, che hanno dato poi origine alla carta di Milano, dovrebbe essere la vera identità di Expo. Oggi su Expo si parla soprattutto di eventi. Valerio ha parlato di un Luna Park, di una eccessiva commercializzazione dell'evento. Secondo è che manca un'osmosi tra la città e il sito, e questo ha creato quell'effetto di cannibalismo per cui le attività che noi rappresentiamo stanno assolutamente subendo una concorrenza pesantissima che porta moltissime attività, 7 su 10 dei nostri operatori, che percepiscono e che registrano non solo un aumento come era nelle aspettative e nelle promesse che tutti ci auguravamo, visti i numeri che sta sviluppando Expo, ma addirittura un calo di fatturato per un effetto di cannibalismo che evidentemente crea grande disagio, sì, grande preoccupazione, anche perché su Expo ci avevano invitato a fare investimenti in carattere professionale, in carattere commerciale, stare aperti per esempio ad agosto, organizzarsi meglio, eccetera, cose che molti hanno fatto con la costellazione poi che ha... Esatto, fino ad oggi, anche se le aspettative di arrivo del grande flusso dei visitatori stranieri sono attese per i mesi successivi, insomma, ma fino adesso il piatto piange almeno dal punto di vista della ristorazione milanese. Sentite, ha ragione Stoppani in questa sua osservazione? Sì, ha ragione, volevo analizzare più approfonditamente l'ultimo aspetto che lui ha segnalato, cioè c'è stata un'aspettativa enorme nei confronti di Expo e quello è stato un errore di valutazione, perché Expo, nel bene o nel male, non è a Rho, non è a Milano, ma è a Expo, cioè è un'isola, una città in sé che vive di se stessa e quindi non c'è alcuna osmosi con Milano, perché chi entra qua
non va poi dopo a Milano a fare qualcos'altro. Quindi insomma, in compenso il mercato della ristorazione a Milano, credendo nella Mecca in arrivo, della manna in arrivo, ha polarizzato la sua offerta nelle zone che sono più appetibili e che dal punto di vista dell'attrazione sociale sono quelle. Però più turisti sono arrivati, questi dati un po' lo dicono, magari appunto vengono solo qui, ma non si fermano. Ci ritroviamo in Darsena, sì, per esempio. No, ci sono, ma non vengono assolutamente compensati da quello che è l'assorbimento, il drenaggio, esatto, dalla città e dall'Interland che evidentemente sviluppa. E se l'obiettivo di Expo, oltre all'approfondimento dei sistemi del cibo, era anche di rilanciare turisticamente questa città, se non si riesce ad integrare sito espositivo con la città, sviluppando quelle che sono le iniziative che all'interno della città vengono promosse, ma che probabilmente non hanno quella valorizzazione, quella promozione o quella rilievo che meritano, ovviamente. Ma si rischia di, quindi secondo di perdere te un'occasione di rilancio. È stato un po' un errore fare questa politica del prezzo così ridotto alle 19, perché so che gli esercenti hanno anche chiesto al sindaco di intervenire per a quantomeno ritardare questo arrivo. Non so, sarebbe un suggerimento da dare secondo te? No, secondo me hanno fatto bene. Io non credo che ci sia proprio una causa-effetto tra il prezzo basso del biglietto dopo le 19 e l'affluenza nella città di Milano, perché ripeto, Expo è un'altra cosa, non è che uno rinuncia ad andare al ristorante milanese perché viene qua. Oltretutto io l'ho vista questa massa di gente che arriva alle 19 e l'età media è molto bassa, non sono i classici frequentatori del ristorante. Magari vengono a bere qualcosa, vengono sì, a divertirsi, appunto vanno nel padiglione olandese a ballare fino alla tardi, oppure vanno a Italy e magari mangiano solo una piadina, insomma non è che non sottraggono la clientela, è che non è arrivata clientela nuova, ma sono aumentati in maniera esponenziale gli esercizi commerciali. Ma si dice, tra l'altro, una delle aspettative di Expo era anche quella che avrebbe portato una gran massa di turisti non soltanto nel territorio limitrofo ma anche in Italia. Per esempio, io sono curioso di sapere se voi a Roma avete avuto qualche oscillazione nei vostri nei vostri clienti, se ci sono più turisti a Roma. Se ne parla anche a Roma, ovviamente, poi insomma io segnatamente nel mio ristorante, nelle mie attività. Perché insomma si sparavano milioni, 10, no, 15, 13, 20 milioni di turisti in più. Quanto no, Roma non è proprio Roma i suoi soliti. Mai pervenuta, sì, sì, sì. Poi c'è il Giubileo, sì, per no, cui non hanno problemi. No, quella è un'altra sciocca. Arriva il Giubileo. Sì, non è una cosa per Roma. Io ritengo che il Giubileo per Roma non sia una cosa attualmente, come dire. Ma nel senso che Roma non è preparata? No, o ne avrà vantaggio soltanto il Vaticano, mica Roma. Cioè noi io li vedo quotidianamente perché c'è un ristorante a 500 metri da San Pietro. Io se entra uno che va a visitare San Pietro da me, se è entrato penso negli ultimi 13 anni, sì, per sbaglio. Non proprio è quello un falso, cioè Roma veramente non è una città dove c'è questo turismo che tutti credono, cioè, sì, grandi alberghi qualcuno, ma se ci rapportiamo a Parigi o a Barcellona, a Londra o a Madrid, nelle città europee veramente, ma cioè abbiamo un livello di turismo basso che veramente basso, rapido, fa paura, sì, pochi sì, giorni, sì, una media di un giorno e 2, una cosa. Ci sono poi un sacco di gente che viene dall'Italia, quello sì, ma non sono turisti, sono come dire gente che viene e lavora per affari, insomma, ma il turista straniero romano non è. Stoppani, ma invece gli alberghi hanno avuto qualche beneficio da Expo? Beh, guardi, l'unico settore che ad oggi risulta penalizzato sembra proprio quello della ristorazione, perché il sindaco mi dice voi avete chiesto al sindaco, certo, di ripensare questa cosa. No, è chiaro che poi il sindaco non ha poteri di intervenire su Expo perché c'è un commissario che ha evidentemente poteri limitati su quella che è la gestione, però perché c'è una penalizzazione di un settore, ma c'è una penalizzazione anche della città che se non riesce ad offrirsi nel meglio in questo periodo probabilmente perde anche l'occasione di rilanciarsi da un punto di vista turistico. Per cui il sindaco mi diceva che pur constatando, perché evidentemente anche lui è un frequentatore di ristoranti, le sofferenze che il settore sta registrando, dall'altra parte vede arrivi in città maggiorati, presenza degli alberghi più 10%, un aumento dei quindi il sindaco è contento, diciamo. Sì, beh, è chiaro che però se non si riesce a integrare, portare fuori la gente, il turista che estero soprattutto che viene in Expo e che perde l'occasione per visitare la città, probabilmente si perde anche l'opportunità. Ma quindi gli alberghi hanno avuto un incremento? Più 10% fino ad oggi, questo è il dato di giugno, insomma, le grandi aspettative sono per il trimestre finale, che tra l'altro dovrebbe anche essere più clemente dal
punto di vista climatico. Quindi solo i ristoratori hanno sofferto della vicinanza di Expo. Esatto, e a mio avviso la causa... Ma anche non so, le zone della Movida, i no, bar... No, chiaro, c'è da, in questa valutazione di carattere generale, dicevo che 7 su 10 registrano non solo il venir meno delle aspettative, ma anche un crollo del fatturato, anche nell'ordine di 18-30% di fatturato rispetto all'anno precedente. È chiaro che ci sono due aree, tipo l'area del centro storico, dove grazie ad un prolungamento del palinsesto della scala che prevede delle opere aggiuntive oppure sui navigli per l'apertura della Larsena, ha certamente innescato una deviazione dei flussi, e comunque sono aree che stanno lavorando molto e più rispetto all'anno scorso. Invece su tutte le altre aree c'è da registrare invece una grande sofferenza, e l'associazione purtroppo deve rapportare questi dati con grande preoccupazione, consapevole anche che Expo non finisce il 31 di ottobre, perché certamente Expo lascia una città migliorata, più organizzata, più ordinata, più pulita, spero anche più accreditata. C'è anche il versante bianco, insomma. Io volevo tornare un momento da Valerio Visintin per dirci qualcosa di più su questa sua scelta, facciamo un passo indietro, su questa sua scelta di fare il critico mascherato, ma anche un po' una polemica nei confronti dei critici che invece non si mascherano. Beh, sì, io vedo che molti dei miei colleghi, per non dire la stragrande maggioranza, hanno un rapporto con i cuochi cosiddetti stellati, espressione che già a me non piace molto. Poi ce lo facciamo dire, è in attesa della prima. Hanno un rapporto di amicizia, questo non è possibile, il critico deve avere una forma di distacco e poter giudicare, perché deve stare dalla parte del lettore, non del cuoco o lo chef. Quindi io accentuo la necessità di mantenere l'incognito, di visitare i ristoranti in incognito con questa mascherata, che è una versione ludica di una necessità che invece è serissima, cioè di fornire al lettore un servizio, come lo forniscono i ristoratori ai clienti, un servizio il più possibile ben fatto. E secondo me nel quadro generale della critica gastronomica questo non accade. Dandini, ma quando viene nel suo ristorante un critico gastronomico, si presenta e magari chiede pure di mangiare gratis? No. Ma poi voglio dire, con gli anni, io sono 30 anni, però io personalmente non ho mai visto una scheda, o comunque non ho mai letto una scheda firmata da chi poi era venuto, c'erano altri nomi, altre persone. Poi mandano altri, cioè i buoni meccanismi non li conosco, però non, almeno da parte mia. È un'eccezione, forse. Allora, perché invece, per quanto ne so io... Ma lei non conosce nessun critico? No, ma li conosco tantissimi, sì. Però vengono a mangiare nel suo ristorante e ne scrivono? No, cioè no. O ne scrivono in maniera, diciamo, non ufficiale, solo magari in altri ambiti. O magari senza la firma. Però io sinceramente non ho avuto mai una situazione dove c'è un'amicizia. C'è un po' di pappa, no. E ciccia, tanto per rimanere in tema, un po' di pappa e ciccia tra critici e chef. La cosa che dice. Però le guide hanno fatto bene la ristorazione, lo dico come rappresentante di categoria, al di là poi del presentarsi o meno. E comunque, per esempio, i critici di Michelin oggi si fanno riconoscere, no? Allora, non si fanno riconoscere, però sono quelli 90, che danno le stelle. Però no? Sono 90, almeno erano 90 fino all'anno scorso, per tutta Europa. Ora, questo cosa significa? Che per esempio nella selezione milanese, che è quella che posso valutare meglio perché lavoro in qui quel operi. Territorio. A parte gli stellati, i ristoranti si ripetono sempre gli stessi ciclicamente. Questo perché? Perché c'è un'attenzione particolare di questi 90, che sono un esercito sparuto per tutta l'Europa, nei confronti di quella che chiamiamo alta cucina, mentre di tutto il resto della ristorazione... Lasciano un po' andare. Non possono starci dietro, cioè è impossibile. Quindi ogni anno ripetono la stessa ricetta. Ripetono la stessa cosa, anche se magari figurano dei ristoranti che sono bolliti, insomma, che non hanno... magari perché sono invecchiati i gestori, non hanno più il rendimento di una volta, ma si ripetono in eterno. Cambia una stella Michelin cambia la vita di uno chef? Io non lo so. Quando te la tolgono? Dicono. Ma sei rammaricato di non averla? No, però voglio dire, dal punto di vista commerciale, dicevano almeno una volta fino a, come dire, che cambiava... 10 anni fa, sembrava ci fosse un 30% di in più, di clientela in più comunque. Di attenzione più, comunque bene esserci anche con una segnalazione semplice sulla Michelin, perché ecco, gli stranieri famosi, quelli buoni che leggono che vogliono mangiare bene, sì. Basta una segnalazione. Qui la fai la tua carbonara famosa, certo, no? Sì. In moltissime classifiche viene definita la migliore carbonara di Roma.
Qual è il segreto di questa carbonara così buona? Sono gli ingredienti. Gli ingredienti, sì. Cioè il guanciale, sì, le uova buone, la pasta buona. Sì, sì. Perché poi non è poi grosse così... tecniche, poi ognuno insomma differenza. Cioè i suoi segreti. Freddo, sì, ma non è. Ognuno la sua. E tu hai scritto un libro anche, Osti sull'orlo di una crisi di nervi. Sì. Chi sono questi osti così nervosi? E quasi tutti, perché c'è una corsa appunto alla stella Michelin, ho dei riconoscimenti che anche altre guide. Le tre forchette, no? I tre, sì, cappelli, il cappello, cioè. Il canguro, questo zoo. E in più, quindi sono tutti un po' stressati. Sì, perché poi ci sono invece quelli che perdono clienti e perdono incassi e magari aumentano i prezzi per pareggiare i conti, cosa che non funziona però. Ma le guide aiutano o no? Sì. Ma le guide sono sempre meno attendibili, secondo me, però siccome ne scrivo anch'io, diciamo che sì. Bisogna dire di sì. Bene, qui ci dobbiamo fermare, sentite la sigla, ci dice che questa puntata di Bianco e Nero sta terminando, ci resta il tempo per salutare e ringraziare tutti i nostri ospiti e anche tutta la squadra di Bianco e Nero, a cominciare da Gabriella Vasile, la curatrice del programma, Daniela Mecenate, Valeria Riccioni in redazione, Leonardo Patanè, il nostro regista. Alla parte tecnica, questa sera ringraziamo, come sempre, Nino Natalino qui da Milano e Giacomo Tronci invece a Roma. Se volete risentire questa puntata, Bianco e Nero, radio1.rai.it, trovate il podcast di questa puntata e di tutte quelle precedenti. Bianco e Nero, @rai.it è la nostra mail. Bene, qui ci fermiamo, ancora domani per un'ultima puntata da Expo, vi do appuntamento quindi a Bianco e Nero. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.